lo so, sarei portato a rispondere che lavorare in rete oggi sembra la cosa migliore, insomma. Certo che in un qualche senso la televisione è stata una grandissima delusione, e non soltanto alludo alla televisione nel nostro paese, in un qualche senso ancora meglio la vecchia radio per certi aspetti, la rete ovviamente, ma forse spenderei ancora una piccola difesa per la stampa, per la vecchia stampa, perché la vecchia stampa ogni tanto è capace, non sempre, qualche volta di tirarsi su. Questa è una domanda molto difficile perché riguarda poi, io direi, proprio la consapevolezza, se non la coscienza di ciascuno. Io ritengo che uno possa comunicare quello che crede più opportuno, naturalmente salvando alcune garanzie banali. Personalmente sono dell'idea che sarebbe più importante, ma questa è una scelta personale, comunicare idee piuttosto che stati d'animo. Lo sfogo emotivo è abbastanza semplice, lo sfogo emotivo è abbastanza di moda. Forse qualche buona idea può essere un bel esempio di comunicazione, soltanto che buone idee non vengono sempre facilmente. Io sono un primitivo in certe cose, non ho uno smartphone, no, l'ho avuto per un lungo tempo, poi è diventato così complicato che mi sono girate letteralmente le scatole. Sono tornato al vecchio telefonino, quello che serve per due cose essenzialmente: telefonare e l'altra cosa, mandare i messaggini. Di SMS. Ma anche questa è una domanda bifronte. Le nuove tecnologie semplificano un mucchio di aspetti della nostra vita, non soltanto intellettuale, ma proprio della nostra vita pratica. Voglio dire, il poter disporre di una rete dove uno va a cercare le notizie che gli servono, riesce a ottenere delle informazioni in tempi rapidissimi. Per esempio, può servire molto a chi scrive un saggio. D'altra parte, ci complica anche la vita per tutta una serie di fattori che direi ben noti, soprattutto forse un carico di informazione che le giovani generazioni patiscono, anche se magari non ne sono consapevoli. Beh, il mondo del lavoro sta cambiando in maniera ultra rapida. Ma lo vediamo, siccome io per esempio ho fatto più volte consulenze per case editrici, lo vedo anche da come lavorano adesso le case editrici rispetto a come lavoravano, vogliamo dire, 10 anni fa, insomma. Questo naturalmente vale ancora di più per tutta una serie di lavori organizzativi. Ci sarebbe da sperare che lavori organizzativi che sono francamente pesanti da far svolgere a bande di impiegati, magari maltrattati, potessero essere seguiti col web. Non mi pare che il nostro paese questa tendenza sia sempre seguita. Ecco, quindi c'è forse un ritardo rispetto ad altri paesi, direi Francia, Germania. Aspetti che devo togliermi gli occhiali, sai, io sono, la mia vista è malconciata. Devo essere onesto, i primi due no, e nemmeno il terzo. Lo so che può sembrare curioso dire che i grandi influencer del Novecento sono stati i politici. In tempi adesso di crisi della politica, sembra quasi passato remoto, ma alcune figure politiche di grande spicco sono state degli influencer mostruosamente potenti. Pensi, non so, a figure come Roosevelt. Pensi a figure come Lenin, ahimè, pensi a figure come Goebbels, ecco, quindi politici molto capaci nella propaganda, direi sono stati dei grandi influencer. Poi naturalmente c'è stato tutto un altro settore meno pericoloso, direi, divi del cinema, moda, per esempio, moda, un po' meno gli scrittori, però qualcosa hanno fatto e quindi bisogna andare un po' a cercarli. Ecco, ma il politico adesso invece gode di, diciamo così, cattiva stampa.
Non lo dico perché siamo in un festival della politica, insomma, mi sembra giusto notarlo. Io credo che l'influenza sia stata molto forte. Sia stata molto forte in paesi piuttosto tecnologicamente avanzati, penso agli Stati Uniti, tanto per intenderci. In Italia è una situazione molto complessa, perché noi viviamo in un paese dove c'è stato recentemente il fenomeno di un movimento politico che è nato antipolitico ed è nato guardando la rete, no? Questo movimento ha una storia molto curiosa, come recentemente alcuni eventi romani, e non solo romani, direi a livello nazionale, stanno a dimostrare, il che secondo me indica anche l'ambiguità del mezzo usato e le difficoltà, secondo me, fortissime dell'idea di una pura democrazia diretta in rete. Lei sa che fare previsioni è sempre pericoloso, ecco, e quindi una persona normalmente tende a astenersi dal fare previsioni. L'influenza dei media sarà sempre più forte, e in particolare appunto di social network sarà sempre più forte, ma le dico, è una sensazione, non è una previsione, non me la sentirei di discuterla con una congrega di super esperti.